Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi incollati alle poltrone perché siamo con una vera leggenda della custom culture italiana. Ma prima di cominciare ricordatevi di mettere like e iscrivetevi al canale. A tra poco. Eccoci qua ragazzi, siamo con Moreno Persello, editore di Casa Editrice Custom, organizzatore di questa fantastica Biker Fest. E prima di cominciare, innanzitutto vogliamo darti il benvenuto sul nostro canale e veramente ci devi raccontare come mai è nata questa passione delle due ruote. Va bene, intanto buongiorno a tutti, scusate la voce ma qua c'era il volume alto per cui per farsi sentire abbiamo dovuto sforzare un po' le corde vocali. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui. Beh, è nata praticamente da sempre perché alle mie spalle potrai vedere qui alla destra ero già in sella nel 62. Cavoli. E poi nel 72, dopo essere stato a lavorare due estati, a 12 anni, per avere il motorino, sono andato a lavorare a 12 anni per prendere il motorino a 14. Okay. E lì è proprio una immagine di me a 14 anni col motorino fiammante. Che modello era? Era un Garelli Tiger, Junior Cross. Il Garelli ormai fa storia. Poi la mia moto è stata una Scrambler Ducati e in quel periodo già incominciavo a frequentare i primi club, una casa comune che c'era qui nella zona di Coloredo, nella zona collinare del Friuli Venezia Giulia. Sì. Erano degli hippie motorizzati. Okay. Inizialmente facevano una musica che prima non si ascoltava. Certo. Ed era la musica e la gente che a me piaceva. Certo. E da lì insomma poi... Cioè era il giusto ambiente. Era il giusto ambiente, infatti. La prima moto? A 17 anni l'ho comprata e a 18 era funzionante. Ok. E poi il motorino a 14 dopo due anni di estate. Ok, a lavorare. E 17-18 anni che moto avevi? Avevo una Scrambler. La Scrambler, quella lì? Sì, okay. Qua c'è una foto, sono nel 77. Ah, ok. Ecco. Avevo appena messo i colori degli Hells Angels Friuli che ci sono qui. Certo. Io ho portato questi per un anno nel 77 e poi sono nati il club dei Black Shadow. Ok. Di cui ho fatto parte, c'è un'immagine qua dietro piuttosto carina con il chopper, il mio chopper. Sì. Ecco. E appunto quindi sei avvicinato al mondo dei club da giovanissimo e come è nata questo avvicinamento? Beh, come ti ripeto, mi piaceva la musica, mi piacevano le persone alternative di quegli anni. Certo. E sono rimasto in quel mondo fino ad oggi, insomma. Certo. Sono passati 66 anni quest'anno. E a proposito di club, hai portato dei nuovi colori, i Motards. Sì, i Motards sono nati nel 86, dopo che avevamo fatto un gruppetto che si chiamava Free Eagles, sempre con l'Aquila di mezzo, e poi con i Motards abbiamo scelto l'Aquila della nostra regione, che è l'Aquila Rampante del Friuli, ci avevamo messo una croce con scritto Live to Ride, Ride to Live, e quello è stato il nostro motto del club. Abbiamo girato tutta l'Europa perché in Italia in quegli anni non c'erano raduni biker, quel poco che c'era erano raduni federativi della FMI, e contemporaneamente nascevano le giacche blu. Certo. A Milano, che abbiamo visto nascere e sostenere, e poi insomma sono nate un po' tutte le cose, i primi eventi, noi con i Born to be Wild a Padova. Okay. Che poi sono diventati due raduni, poi c'era il Custom Cremona, poi c'erano altri eventi che si svolgevano in Lombardia, vecchi club dell'epoca, c'erano sicuramente gli Hurricane, certo, che addirittura hanno esportato, l'unico club italiano MC che ha esportato i colori all'estero, e poi i Demon Ace, fra i primi sono stati sicuramente anche i Golden Drake, i Black Sheep, prima a Milano, poi... Redskins, poi Hells Angels, loro, insomma, poi è stata tutta un'evoluzione e sono nati altri eventi. Ecco. E noi seguivamo evento? Soprattutto quelli tedeschi che erano i più importanti, ci piaceva quel clima ed erano i più grossi in Europa, insomma. Biker Union Rally, President Rally, soprattutto che noi come Motards eravamo l'unico club a cui era permesso entrare, club MC italiano. Bello, bello. E adesso, insomma, 38 anni di Biker Fest, vi siete ispirati, insomma, agli eventi del passato per fare qualcosa di grande? Sicuramente sì. La nostra ambizione all'epoca, nei primi anni, parlo degli anni 70, era quella di avere dei chopper, di fare dei chopper, eccetera. Facciamo anche 30 km col motorino per andare a prendere Easy Rider nell'unica
una o due edicole che c'erano a Udine all'epoca, okay. E lì si guardava, si scopiazzava, diceva, certo. Mi piacerebbe così, ecco, tutto in inglese, io facevo francese a scuola, per cui l'inglese l'ho imparato alle superiori, e poi insomma frequentando soprattutto la Germania eccetera sono nate un sacco di realtà. Abbiamo scopiazzato un po' dappertutto al meglio, sulle riviste americane Easy Rider c'era spesso Daytona, la Bike Week di Daytona, okay. E c'era Sturgis in Sud Dakota. Certo. Oggi, quest'anno, abbiamo fatto un gemellaggio con Sturgis. Sì, sì, ho visto. Ci sono i cartelli all'ingresso. Questo, insomma, è una chicca, un vanto. Porta il livello. Il più grosso raduno del mondo. Certo, certo. Ci sono i tre grossi americani, che primo è Sturgis, secondo Daytona, e poi c'è la Konya al nord, in New Hampshire. E poi abbiamo superato gli austriaci del Falkensee. Certo. Beh, è praticamente uno dei raduni più grandi in Europa, più famosi. È il più grosso in Europa. Esatto, anche più vissuto, perché la gente viene qua dappertutto. Vediamo un sacco di persone da un sacco di posti. Posso dirti ancora una cosa. Avremo qui oggi gli organizzatori del più storico custom bike show europeo. Ah. Che vengono dalla Svezia, da Nortelje, okay. E sono nostri ospiti in questa edizione dell'evento. Festeggeranno 50 anni di Custom Bike Show il prossimo giugno. E Moreno, ci hai detto che hai fatto un sacco di viaggi, hai viaggiato in tutta Europa, ovviamente dai viaggi nascono sempre degli aneddoti, ci devi raccontare qualcosa del passato. Oh signore, le cose che ci si ricorda di più sono quelle più vissute. Certo. Quando un viaggio ti va tutto liscio, tutto bene, non te lo ricordi, difficilmente ti ricordi qualcosa. Per cui forature sulla strada, dormire sotto i ponti. Una volta siamo partiti per andare ad Amsterdam, pensavamo di farcela in giornata, invece acqua su tutta la strada, uh-huh. E abbiamo dovuto fermarci per strada. In zona Norimberga c'era una macchina blu, di quelle diplomatiche, crivellata di colpi. Mamma mia. L'avevano presa di mira i banditi della Baader-Meinhof. Ok. Succede di tutto a queste cose, certo. Qua. Io, qui sotto c'è, per esempio, una foto che c'è un mio amico che per strada avevano preso sotto un animale, okay. Un caprone, e lo ha attaccato il muso sulla moto, ed è andato l'elefante in trefa. È una cosa un po' crudele, un po', però a questi eventi le cose sono un po', certo, un po' così, certo, ecco, un po', certo. All'antica, insomma, un po', è stata fuori l'uomo di Neanderthal, esatto, che c'è, esatto. In noi. Bello, bello. Beh, poi insomma l'elefante in trefele è proprio Neanderthal, no? Sì, io ne ho fatti quattro, però, e insomma dormito è un sulla paglia. No, paglia, troppa roba. Niente paglia. Niente paglia. Bene. Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, abbiamo portato un po' di storia della custom culture. Ricordatevi di mettere like e iscrivetevi al canale. Alla prossima!